Buonasera, benvenuti a questa puntata di Sport Players. Saluto il delegato regionale del CONI Pallatamburello, Francesco Arcuri, che è venuto insieme ai suoi ragazzi. Saluto Alex, ciao Alessio, Lavinia, Chiara, Federica e Arianna, scusate. Allora, Francesco, nel weekend la squadra del Lazio è arrivata quarta perché ha perso col Piemonte e con la Lombardia, perché sono appunto due, sì, che sono delle regioni in cui il pallatamburello è una disciplina più sentita. Però volevo chiederti se ci dici qualcosa appunto sul movimento del Lazio. Allora, il problema adesso è legato molto alla crisi economica che stiamo attraversando, perché la nostra è una federazione di uno sport cosiddetto minore, ma in realtà minore non è, perché è uno sport tradizionale italiano che ha origini appunto nel Rinascimento italiano, nasce da un grande gioco che è il gioco del pallone col bracciale, che poi successivamente ha dato luogo a tre, ha dato nascita a, tre, a due fratelli che sono il pallapallapugno e il tamburello. E abbiamo vinto il primo mondiale come nazionale l'8 dicembre, battendo i francesi e le francesi, quindi il primo mondiale nella storia appartiene all'Italia. E nel Lazio purtroppo non ci sono altre realtà, c'era Itri, Frosinone, e subito dopo siamo arrivati noi, ora ci siamo solo noi momentaneamente, si gioca a scuola, ma il problema è proprio far nascere altre società. E ripeto, speriamo che con 20 migliori possiamo dar luogo ad altre realtà, perché ce n'è bisogno. Infatti noi per giocare dobbiamo confrontarci con realtà che si trovano a 200 km da noi, quindi neanche così tanto facile, cioè il confronto fa crescere. Noi invece andiamo a volte dopo due o tre confronti alle finali ed è molto dura, però loro sono veramente bravi, perché proprio sabato e domenica hanno dimostrato tecnicamente di essere a livello del Trentino, della Lombardia, perché il set è unico, si vincono 13 giochi e sono arrivati a 10 giochi su 13, il che la dice lunga. Infatti abbiamo ricevuto molti complimenti. E appunto volevo chiederti, per quanto riguarda i risultati ottenuti, sei comunque soddisfatto? Molto, soddisfattissimo, perché ci sono squadre che rimangono a zero quando vanno su, tipo la Campania, la Toscana non riescono ad emergere come stiamo facendo noi adesso. Io sono molto contento di loro, che sono ragazzi, poi tra l'altro questi sono tutti degli ottimi studenti. Non guasta mai. Quando ci sono le trasferte sono sempre i migliori, sono tra i migliori per il comportamento, e questo mi fa veramente, mi dà grande soddisfazione, perché poi, tra l'altro, sono ex alunni miei. Io sono insegnante alle scuole medie, tranne due che sono di una scuola, provengono da una scuola che ha lavorato in rete con noi, che lavora ancora in rete con noi, quindi diciamo che sono tre o quattro anni che li conosco. Una poi la conosco da sempre, che è mia figlia. Ciao. Va bene. E Alex, invece, ti chiedo, quando c'è stato appunto il campionato giovanile a Rovereto, voi vi siete battuti appunto con degli avversari abbastanza forti, ma dimmi qualcosa appunto su come è andata la partita. Praticamente noi non ci aspettavamo nemmeno di questo risultato, di questi risultati che abbiamo fatto. Ce la siamo giocata, diciamo, eravamo molto liberi. Per esempio io non pensavo a niente, perché se poi entri in campo pensando già che hai perso, allora è inutile che giochi. Quindi sono andate molto bene le partite, sono fiero io per questo. Poi, cioè, praticamente quando tutte le persone notano che i risultati che fai, per esempio noi abbiamo fatto 3-19 contro il Valle San Felice, e nell'ultima partita abbiamo avuto molte persone che ci applaudivano, e quindi è un motivo per andare avanti, diciamo. Francesco, concludo con te, ti voglio chiedere se ci puoi anticipare qualcosa sui prossimi avversari. Allora, gli avversari che abbiamo incontrato in Trentino hanno chiesto di poter venire a Roma per giocare con noi. Noi abbiamo detto loro che se sono disposti a fare dei sacrifici economici, ben venga, perché al momento possiamo solo offrirgli un bel impianto. Loro hanno detto che si adatteranno appunto a giocare a Fonte Nuova, c'è una bella palestra, che è una palestra di pallavolo, però
con degli accorgimenti tecnici si può giocare e stare insieme e vivere delle giornate con uno spirito sportivo senz'altro positivo, perché il nostro è un gioco dove il terzo tempo è fondamentale, non è il calcio. Noi dopo le partite ci ritroviamo a tavola insieme, si condivide lo sport serenamente, per cui presto dovrebbero venire a giocare da noi proprio i campioni italiani del Viareggi, piemontesi, e i sardi, che sono la squadra del direttore tecnico campione del mondo appunto nell'8 dicembre, e forse anche una rappresentativa francese della zona di Montpellier a maggio. Stiamo cercando di riceverli. Ma c'è abbastanza che bolle, diciamo, in pentola. Il fatto, no? Di vivere vicino a Roma ci dà la possibilità di incontrare queste realtà. Sono attratti soprattutto da Roma e poi dal gioco. Questo è senz'altro positivo per noi. Bene, questa era l'ultima battuta per questa intervista. Saluto Francesco e tutti i suoi ragazzi. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.